Il 14 giugno del 1973 l'Italia affronta in amichevole l'Inghilterra al Comunale di Torino per il 75esimo anniversario della FIGC. È una partita che segnerà la storia azzurra e lo si inizia a capire al minuto 37, quando Shilton è bravo a chiudere in uscita su Pulici, ma non può nulla sul successivo tap-in di Anastasi. Negli 8 precedenti l'Italia non è mai riuscita a sconfiggere i maestri inglesi, collezionando 4 pareggi e rimediando altrettante sconfitte. Quel giorno a Torino la storia cambia ed il sigillo sul successo azzurro arriva al 6° minuto della ripresa. Una stupenda azione di contropiede orchestrata da Rivera, Capello, Anastasi e Pulici si conclude con il 2-0 realizzato dallo stesso Capello, è l'apoteosi. Quel giorno, il 14 giugno 1973, l'Italia batte per la prima volta i maestri del calcio.